siamo all'interno della manifestazione Banca Aperta voluta da Banca Etica, dalla Federale di Palermo e dal Comitato, dal GIT della Sicilia Occidentale, per offrire alla città un'opportunità per discutere di temi che sono consoni a quelle che sono, diciamo, le finalità sociali di Banca Etica. Banca Etica è una banca in cui i soci sono di fondamentale importanza, in cui i soci promuovono la banca attraverso attività sociali, culturali. Ecco, Banca Aperta rappresenta una di queste opportunità. È un po' insolito vedere una banca aperta di pomeriggio che, con tante persone che discutono di temi culturali. Questa volta tocca alla musica, musica concertistica, che attraverso un momento di difficoltà, e ne parleremo con addetti ai lavori, con appassionati, per capire a che punto si è e per provare, diciamo, in qualche modo a dare il nostro contributo perché questo argomento venga affrontato come merita. Beh, siamo stati molto felici nel momento in cui abbiamo appreso che Banca Etica voleva farsi promotrice di questa manifestazione che sta per avere luogo, e che è una manifestazione che vuole ispezionare quanto la concertistica di qualità possa essere di supporto al turismo. Noi riteniamo certamente che rimaniamo come musica un bene culturale, ma come bene culturale certamente proprio per la diffusione fortemente capillare che hanno tutte le nostre associazioni, diciamo gestite un po' dalla legge 44-85, una legge regionale molto illuminata, noi riteniamo che appunto per la nostra capillarità possiamo essere certamente di supporto a quello che è tutta l'economia regionale e quindi in particolare per il turismo. E questa manifestazione, l'evento di oggi, si occupa proprio di questo, cioè di ispezionare quanto questa musica può dare all'economia regionale. Mi sembra particolarmente significativa questa iniziativa di Banca Etica, che ha voluto accomunare i problemi legati alla musica con quelli del turismo. Il turismo, ha sempre detto e sostenuto, che è un po' come una ruota di bicicletta, non si può mai determinare qual è il raggio che sostiene la ruota. La musica credo che sia uno di quei raggi importantissimi che può consentire a favorire tutti gli aspetti legati all'intrattenimento e quindi all'ospitalità e all'accoglienza che una città, una regione è giusto che riservi ai propri ospiti. E poi c'è l'altro elemento di grande fruizione culturale di cui la musica può rappresentare un viatico ovviamente estremamente importante. In questo bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio affinché anche la musica come fenomeno culturale diventi un momento importante di una fruizione turistica sempre più avanzata.